Ottava edizione della festa dei soci cooperatori di AEG al Movicentro di Ivrea, un maggio cooperativo che ha celebrato, fra l'altro, il primo anno del gruppo soci. Musica, danze popolari, ballo liscio, animazione per bambini, yoga e living circus, perché è stata innanzitutto una festa, ma anche momenti di incontro e dibattito, e un argomento che ha riuscito persino a compattare, ma solo su questo tema, un CDA che arriva al rinnovo delle cariche diviso come sempre. La svista che ha portato all'approvazione di uno statuto un anno fa che permetterebbe fino a 10 deleghe per socio e che il CDA ha deciso all'unanimità di correggere con la convocazione di un'assemblea straordinaria prima delle elezioni che così slittano a metà giugno. La cooperativa è persona. E la persona deve essere presente per decidere delle sue attività, delle sue, diciamo, delle iniziative in generale. Allora, se siamo in una democrazia diretta, vuol dire che i soci di una cooperativa, partecipando tutti, raggiungono questo risultato. Purtroppo nelle cooperative di consumo questo è molto difficile, perché il rapporto tra quelli che sono i consumatori, quelli che sono i soci più attivi nell'ambito del consumo, ci sono rapporti che andiamo a una cifra solo percentuale. E quindi è una democrazia rappresentativa anche quella delle assemblee dell'AEG, come lo è quella delle cabine elettorali. Ma così come nelle cabine elettorali mi sembra che i cittadini non hanno una delega per votare anche per la moglie, la nonna, eccetera, la devono portare anche in barella se è il caso, nelle assemblee della cooperativa invece c'è la possibilità di portare una delega, o almeno c'era una possibilità di portare una delega, perché questo è il minimo che si possa considerare che un cooperatore possa avere un male o qualcosa per non partecipare. Quindi la partecipazione oggi è un esempio: per divertirci bisogna essere presenti, per non divertirci si dà delega. Come dice la legge di Murphy, insomma, se riproviamo altre mille volte non ci riusciamo, però sicuramente l'unico articolo che era di peso è rimasto cancellato. Quindi noi abbiamo fatto questo CDA perché siamo noi, io poi sono fermamente convinto che vada ripristinato in assoluto, quindi una delega per una questione di principio. E chiunque in questo momento raccogliendo 10 deleghe potrebbe falsare quelle che sono le indicazioni. Allora, in assurdo potrebbe anche succedere che dipendenti possano raccogliere, come soci, ovviamente se soci, possano raccogliere le deleghe e quindi presentare ad esempio una lista. Però voglio dire, ripeto e confermo, io ho lavorato 40 anni in un'azienda privata, mi sembra assurdo, assolutamente assurdo e inconcepibile, lo ripeto e sono conscio di quello che dico, che un lavoratore diventi il suo proprio datore di lavoro. Cioè è una cosa, ripeto, inconcepibile, perché non esiste da nessuna parte. Una decisione presa per ristabilire il principio della partecipazione dei soci e per ridare loro voce personale. Noi dobbiamo ottenere che un socio sia portatore di una sola delega. Addirittura abbiamo approvato in consiglio d'amministrazione un anno fa, in aprile e ancora prima a gennaio, che questo socio debba essere persona fisica. Più specificato di così si muore. Come sia accaduto che siamo andati ad approvare nell'assemblea dell'anno scorso il nuovo statuto, che scompare questo comma, non l'abbiamo ancora identificato, né ci interessa in questo momento identificare e colpevolizzare chi che sia. Ci interessa ripristinare questa posizione, che differisce enormemente dal mercato delle deleghe, oppure con un altro nome francese, delle vache. All'atto in cui noi abbiamo approvato lo statuto, noi eravamo tutti convinti di approvare uno statuto in cui ciascuno avesse diritto ad una sola delega, elemento che noi riteniamo fondamentale per una democrazia vera all'interno delle cooperative. Quindi quello che noi adesso chiediamo ai soci è di dirci: quello che voi avete ritenuto di votare un anno fa, vi chiediamo di votarlo effettivamente reintegrando quel punto. Faccio notare che in questo periodo sulle cooperative si sta dicendo di tutto di più, ma soprattutto sta succedendo di tutto di più.
E sta succedendo di tutto di più, perché le stesse organizzazioni cooperative sostengono che ci sono tante cooperative che sono delle false cooperative. Noi siamo una vera cooperativa, vogliamo continuare a rimanerlo e vorremmo assolutamente evitare che per una nostra dabbenaggine, ripeto, comunque anche questa aprisse il fianco a diventare una falsa cooperativa. Questo non lo vogliamo, quindi è un appello che io vorrei lanciare a tutti i soci: venite in assemblea il 19 ad Ivrea, perché abbiamo bisogno di tutti voi per riuscire a reintegrare quello che riteniamo giusto e soprattutto quello che voi avete un anno fa votato. Le associazioni di categoria, voi la Lega, voi Confcooperative, voi l'Associazione Nazionale dei Consumatori, tutti sono a sollecitare che vi sia al massimo una delega. E tipicamente la cooperazione di consumo Nova Coop in Piemonte, che è forte, va bene, sta molto attenta agli ingressi proprio per vedere se le deleghe, chi delega conosce, non conosce, proprio per limitarle al minimo indispensabile. Quindi noi credo che dobbiamo con questa assemblea ripristinare le condizioni. Il Consiglio d'amministrazione, accortosi dell'operazione, ha indetto l'assemblea straordinaria per il 18 e 19 di maggio, prima a Saluggia e poi a Ivrea, e poi ci sarà l'assemblea generale il 29.